C'era una volta, comincia così, ma questa volta comincia da qui. Qui niente lupi né streghe cattive che non fanno ridere. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in TV. Passano gli anni ma non sono lunghi e anche quest'anno è tornato Mudù. E se non ridi più alla vita, ora ci pensiamo noi e tutti insieme proveremo a cantare più che puoi. Con noi la storia più inventata può finire come vuoi. È garantita la risata se con noi ci siete voi. La nostra storia continua così, ma questa volta comincia da qui. Qui niente draghi, vampiri e fantasmi che non fanno ridere. Le barzellette che vedi in TV sono fatti veri che vivi anche tu. Butta la pasta, riscalda il ragù, siediti a tavola, comincia Mudù. E se non ridi più alla vita, ora ci pensiamo noi e tutti insieme proveremo a cantare più che puoi. Con noi la storia più inventata può finire come vuoi. È garantita la risata se con noi ci siete voi. E se non ridi più alla vita, ora ci pensiamo noi e tutti insieme proveremo a cantare più che puoi. Con noi la storia più inventata può finire come vuoi. Dalla risata, se con noi ci siete voi. Silenzio. Cioè, è come se non ci fossi, allora, va? Favore, se non suono non capite che sono venuto. Si vede che sto qua. Allora, voi avete fatto, molti di voi hanno fatto l'esame ieri, quello pratico, e la teoria la scorsa settimana. Alcuni invece devono ancora cimentarsi in questo che è, diciamo, l'esame per la patente. Poi ci sono patenti BCD. Vabbè. Allora, questi sono i risultati per quanto riguarda coloro che hanno già fatto l'esame. Non male, non male, non male. Vediamo. Questo chi è? Paltera. Tu sei Paltera. Ecco, vedi tutte queste cose, diciamo, a conoscenza, sì. E infatti idoneo, diciamo, promosso. Complimenti per la tua patente, nonostante l'età. Poi abbiamo Orlando. Sei tu Orlando? Orlando, anche tu hai fatto pratica e teoria alla grande, non ha sbagliato più, tutto perfetto, sì, ok, complimenti anche a te per la tua patente. E poi abbiamo Rubino, eccolo là, Rubino, anche tu, bravo, promosso, patente anche per te. E poi abbiamo Cosimino. Presente! Ah, piazza, presente. Cosimino. Cosimino? Che cazzo? Bocciato Cosimino. Ciao, sta adesso? Ma sta scherzando? Ehi, come lì tu, hai perso un sacco di patate, sono in febbre l'operai. Pesci la campagna, febbre, pesci. Allora, c'è due, a scuola qua c'è molta figlia, chi si promosse gli abbocciai? Ieri, chissà a casa, ma posso scrivere un pornuri, posso scrivere, ha capito o no? Ma ha capito o no? C'ha detto? C'ha detto mica, ma di chi lo fa? Ha detto che con tutto quello che sa potrebbe riempire un libro. Ha detto, potrebbe riempire un libro? Sì, il problema sai qual è? Che con tutto quello che non sa potrebbe riempire un ospedale. Capito mica, di chi lo fa? Che me ne praga, mai!
Ha detto che non è sufficientemente interessato all'argomento. Sì, sono capisciuto. No, no, io devo parlare, sennò crepo in golf, scatto in guerra. Ma sembra che sempre con l'occhio alla basciata, il giornale a mano, il telecomando, sembra un cadavere ambulante. Ma ti rendi conto da quanto tempo non facciamo l'amore? Ma perché ti attacchi alle cose di 5 anni fa? Vai una fa. Ciao Tomà. Ciao Pepino. Caffè? Sì. Oh. Chi è? Ciao Tomà. Che hai fatto la testa? La testa? Si vede? Appena. Stamattina è stato il colpo della strega. Che cosa? Il colpo della strega. Vedi che il colpo della strega viene alla schiena. Il colpo della strega di mia moglie. Ma per stamattina. Una strega. Cioè, è una strega. Vuoi un goccetto di strega? No, vabbè, no, caffè. Sembra con il telefono in mano. Hai sentito il fatto di Armando? Mm? Armando ha regalato un anello di diamanti a sua moglie. Perché tu mai niente? Chi la conosce la moglie di Armando? Ah, ma la ben conosco lui. Se ma chi conosce la moglie, vediamo se merita effettivamente. Non capisci, ma... Tu che volevi dire? Ma io non capisco più a che spiace, non va. Scusi, vedi là, Sanremo è finito, ma vedi la televisione, la sinistra. Tu già a te ti manda Sanremo. Vabbè, io ti mando una davana. Niente! Deserto! Ma nei festivi è così! Sermo, a fare una bella cosa! Di. Alle spalle qua ci sono dei campi da tennis. Beh? Andiamo a fare due tiri? Ma so! E le racchette? E le affittiamo! Facciamo uno scambio merci! Bello! Bellissimo! Andiamo! Ma allora chi batte? Ma scusa, ma dobbiamo parlare di lavoro! Oh, ma non è da C! È andata fiacca oggi? Oh, non passa nessuno. Gli ordini sono di stare qua e dobbiamo stare qua. Stamoci. Oh, guarda qua, un albero di fico. Questo è il fico? Com'è? Cioè, lo svedo. Queste sono le foglie di fico. Okay. Buongiorno, signor fico. Omaggio alla signora. Giornata, maresciallo. Ma senti, il maresciallo Tricolore che fine ha fatto? A chi? Arturo? Arturo? È morto. È morto Arturo, ma stai scherzando? Cioè, non è possibile che è morto Arturo. Non è possibile che non lo sai, tutti lo sanno, tutta la caserma. Una settimana fa l'ho sentito. Quello è morto 2 giorni fa. 2 giorni fa? Cioè, ditemele, così uno nasce o muore, ditemele. La cosa assurda, che ha fatto una morte strana. E com'è morto? Quello stava benissimo. E tu lo so. È andato al ristorante, mentre mangiava la carne, è morto. Vedi, cioè, alle volte basta un secondo. Ehi, tocca a te. E tocca a me, tocca a me. Come dice? Ehi, colleghi. Andiamo. Forza, andiamo. Sti giovanotti d'estero. Andiamo. Ci sono ragazzi fatti col pennello. E le ragazze fanno innamorare. E le ragazze fanno innamorare. Pronto, Hotel Miramonti, buongiorno. Pronto, signora. Ciao, sono la donna che doveva venire questo venerdì e venerdì scorso. Ma volevo sapere che devo fare, devo venire pure venerdì prossimo? È giusto per organizzare il lavoro. Arrivederci. Buongiorno. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. E oggi abbiamo finito.
Strutture? Posso conferire un attimo? Anna, siamo stati automatici, siamo qua. Sì, lo so, però è una cosa importante. Che è successo? Io tre volte che ho fatto l'esame. Arrivederci. Tre volte che sono stata bocciata. Cioè, tre volte. E la BC della patente. Arrivederci. La patente ABC. Cioè, bocciata perché? Cioè, ti ho invitata a cena. Non posso gridare. Arrivederci, ti ho invitato a cena e non sei venuto. Ti ho invitato a casa. Ti ho invitato a casa e non sei venuto. Arrivederci. Ti ho invitato ovunque niente. Ciao. Tenevi i jeans anziché la minigonna. Cioè, volevo dire, io sono istruttore, da me dipende la promozione o la patente, la vuoi o no? Come la vuoi la patente? L'ho spiegato tante volte, cioè, quella, ognuno, tu sei una donna, cioè voglio dire, per te è come la precedenza. Sì? Sì. Cioè, prima o poi la devi dare. Basta dirle le cose, non è che... E allora? Vediamo stasera? Stasera è positivo. Sì, è positivo. E domani la patente. È vero? Ma te va. Hai sentito? È contenta, è contenta. Pure a me. Io vado a preparare, ci andiamo a preparare. Vediamo la precedenza, la della curva. Ma dove vai? Di più di quando sto in casera. Raquel, alzati la gonna e fammela vedere, mo' proprio. Che succede? Raquel, alzati la gonna, fammela vedere. Ma sta di bambina, da quella parte, dove fammi vedere? Non parlare di più di quando sto in casera. Alzati la gonna e fammela vedere. Sei calmo, se questo è tutto il fatto che stai così agitato stamattina, avanti, cos'è? Che cos'ha? Abbassati le calze, le mutande, fammela vedere! Cosa? Non posso urlare di più di quanto in casa. Fammela vedere! Ma c'è successo? Ma c'è così? Non devo urlare di più di quanto in casa. Fammela vedere! Capito? Aspetta, un momento! Avanti! Gli amici in caserma mi hanno fatto lo scherzo. Che cosa? Mi hanno detto che l'avevi data. Sta là. Tua moglie l'ha data. Non parlarci. Allora là. Speriamo qua. Che paura. No, che paura, non ti preoccupare. Ci sono i fantasmi qui. No, che fantasmi, è qua. È mica stiamo al castello di Francia. Sarà un convento, così sembra. Vediamo, sta qualcuno. C'è qualcuno? Giovane! Sì? Sì? Non fare. Salve. Buonasera. Perché non si... Sì. Non si apre. No, è da fuori che fuggi. Chiami. Si capito la frase? Sì. Buonasera. Torino. Torino? Torino Guerra. Ah, Fra Caschetto. Fra Freschetto stasera, no, Fra Caschetto. Caschetto, non si visto Caschetto. Ah, Fra Caschetto. Sì, ho capito, Fra Freschetto. Fra Caschetto, si vince. Si vince. La mia sposina, praticamente, noi ci siamo appena sposati. Sì. Che bello. Che cosa succede? Che il Signore vi benedica. Grazie. Fammi fare un bacio alla sposa. Fra Caschetto, bello. No, fra gli auguri. E dunque, stavo dicendo, praticamente, cosa succede? Stavamo andando in albergo per consumare la prima notte di nozze. Con la macchina. Non ci lascia a terra la macchina. Pace bene. Pace bene. Fra poco. Torino Guerra.
fra poco. Sì, sì. La sposina. La sposina. Sì. Oh, auguri, complimenti, soprattutto a lui e a te. Ma che è successo? È che successo? Stavo dicendo al suo collega, al frate, l'altro frate, praticamente. Così, noi appena sposati, stavamo andando in albergo con la nostra macchina, la macchinette, e niente, ci lascia a terra la macchina. Cioè, come già detto prima. Baci bene, baci bene. Torino. Frappampina. Sì. Quello che gioca nel Bari. Come no? De Luca, papà do Frappampina. Materazzi, Pulziano, Fasso. Scarroni, Sigarini, Penzo. Cianimani, Pellegrini. Oh, 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 siamo in Bari, è poco, ma... Dicevamo? Sì, sì. Ai suoi colleghi stavo dicendo che praticamente noi appena sposati, no? Doveva essere la prima notte di notte. La sposina. Sì. Auguri, madonna. Sì. Sei bello. Oh, che è che? Fa pan. E poi diamo un emo. Scusi. Sei macioccio qua. Ho capito. La prima notte di nozze. Sì. Noi dovevamo consumare la prima notte di nozze. E praticamente la macchina. Questo fa già tre volte. Sono picchiata a noleggio. Pace bene. Pace bene. Io sono Frantoio. Frantoio. Infatti si è visto. Un po' Violi ancora. Chi siete voi? È Tonino, ecco. La mia sposina. Ah, appena sposati? Sì. Auguri alla sposa. Un applauso agli sposi. Grazie. Che cosa è successo? Innanzitutto, non è che arrivo qualche altro. No. Non è che posso ripetere, cioè, devo concludere sto fatto. Noi siamo. E non riesco ad andare avanti. Oh, sì. Stavamo dicendo, praticamente, che cosa è successo? Che è successo? Appena sposati, stavamo andando in albergo. Come è da prassi, dice, uno si sposta in albergo a consumare la prima notte di nozze. Sì, sì. Con la macchina, presa a noleggio, una duna... La station. La station. E che devo problema della station. Non mi ha lasciato andare la macchina. Ma ci lasciare con la macchina, a Torino. E niente, chiedevamo cortesemente alla vostro buon cuore di ospitarci per questa notte. Poi domani mattina si trovava un meccanico per risolvere il problema. Lui dipende da lui. No, anche decidere, perché la cosa non è che sia per forza negativa, può darsi che sia anche positivo. Allora, fratello, abbiamo deciso che, vista che la vostra prima notte di nozze, dovete consumare la vostra prima notte di nozze come regalo, noi vi ospitiamo in uno dei nostri alloggi. Va bene? Sappiamo di contare su di voi. Seguiteci allora. Andiamo. Siamo pronti? Andiamo. Che devo chiudere? Vengo anch'io. Matrimonium consumatum est.
fratellici, matrimonium consumatum ovest. Stasera tutti insieme canteremo sta canzone, è la sigla della fiesta che tu balli da due ore. Con la bocca puoi cantar, con le gambe puoi ballar, ma purtroppo da domani senza noi non puoi più star. E mi sento l'allegria di star sempre in compagnia, tutto quanto è ancora più bel quando arriva il ritornello. Le mani in alto, le mani lì, da domani farai così. Le mani in alto, le mani giù, da domani dirai voodoo. Porta in su le braccia al sol e saluta con passion, poi per le porti giù, è la sigla del voodoo. Dalla cena a colazione canteremo questa canzone, te l'ho scritta in italiano, ma il suo ritmo è giamaicano. E mi sento l'allegria di star sempre in compagnia, tutto quanto è ancora più bel quando arriva il ritornello. Le mani in alto, le mani lì, da domani farai così. Le mani in alto, le mani giù, da domani dirai voodoo. Le mani in alto, le mani lì, da domani farai così. Le mani in alto, le mani giù, da domani dirai voodoo. Butta le mani giù, e questo è il ballo del voodoo. Sempre le mani giù, balla il ballo del voodoo.